buongiorno, sono lo chef Massimo Parini del ristorante Tesalta di Asiago. Oggi sono qui a proporvi la ricetta da mille foglie di carciofi con gambino alla romana, mantecato di merluzzo e pane carasau. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 carciofi con gambino alla romana, sapori e dintorni, 300 g di merluzzo, una foglia di alloro, la buccia di mezzo limone, uno spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe e del pane carasau. Per la ricetta di oggi avremo messo su il fuoco dell'acqua condita con alloro, aglio e buccia di limone, dove andremo a mettere il nostro merluzzo a cucinare. Il merluzzo dovrà bollire nella nostra acqua insaporita almeno per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti andremo a prendere il nostro merluzzo, togliamo dall'acqua, mettiamo in una ciotola dove andremo a spezzettarlo con un mestolo di legno, metteremo un po' di sale, un po' di pepe bianco e inizieremo a mescolare unendo dell'olio di oliva extravergine a filo. Raggiunta la cremosità desiderata del nostro merluzzo, andremo a tralasciarlo per un momentino per prendere i nostri carciofi e andremo a preparare un carpaccio. Una volta che i nostri prodotti sono tutti pronti, andremo a comporre il piatto. Metteremo un coppa pasta di forma quadrata al centro del piatto. Metteremo dei carciofi sulla base e andremo a formare i nostri strati della millefoglie. Metteremo dei pezzi di pane carasau. Riprenderemo la nostra composizione con dei carciofi, del merluzzo mantecato . Metteremo ancora due pezzettini di pane . Due pezzettini di carciofi . Ecco qui . Con l'ausilio della forchetta andremo a togliere il coppa pasta e metteremo carciofo con gambino. Ecco qui pronta allora la nostra mille foglie di carciofi con gambino alla romana, merluzzo mantecato e pane carasau.